Buongiorno, come state? Tutto a posto? Bene, oggi ho due o tre cosine simpatiche. Noi ci siamo detti che questa settimana faremo sempre cosine che potrete prendere a spunto per mettere sulla tavola di Pasqua. Dopo completiamo le scorze di arancia, spero che le avete fatte e che vi sono venute buone. Comunque dopo le completiamo assieme. Però, per portarvi finito tutto il lavoretto che ho pensato oggi, dobbiamo partire. Questa è tipo una tortanetta pasquale, tipica di queste zone. Ovviamente, ripeto, sempre ricetta mia. Per questo sono dei piccoli segreti che io vi passo molto volentieri, ma non sono tanto spesso uguali a quelli che si trovano in giro. Ok, Rossella mo vi spiega la grammatura, man mano che la prendo perché non mi ricordo. Allora facciamo farina, una fonte di farina. 375 grammi di farina americana. 375, al centro mettiamo 100 grammi di burro. Burro, zucchero semolato. 190 grammi. Andiamo a impastare un pochino, vedete con le dita. Questo potreste farlo pure nella planetaria, chi è attrezzata, usando la foglia. Chi non ce l'ha, non ce l'ha. Però a me sta cosa di mettere le mani in pasta, quei gesti antichi, quei gesti che facevano i nostri nonni, è una cosa che mi piace, come mi piace moltissimo. I tempi d'oggi non si dovrebbe dire, non si dovrebbe fare. Ma io mi lavo bene le mani e quando posso a casa mia mi piace mangiare con le mani. Mi disinfetto pure e mangio con le mani perché è una cosa che mi piace fare. Ecco qua, una volta impastato il burro con lo zucchero, se volete potete mettere anche sugna. Ecco qua, una volta che avete impastato il burro. Allora, questo è pieno, vero? Sì. Vabbè, io lo mettiamo dopo. Aggiungiamo latte. Quanti sono di latte? 65 grammi. 65 grammi di latte. E 75 di tuorli. 75 di tuorli. Facciamo una cosa, prima che mi faccia tutte le mani, che dopo non posso più. Intanto salutiamo la nostra Teresa Vitolo. Ciao Teresa! Oh, carissima Teresa, ciao! È sempre un piacere a te sedere, Teresa. Emilia dice che ha fatto le scorze di arancia. Sì, com'è il risultato, Emilia? Poi c'è Lucia Marino che chiede se a noi è tutto a posto. Tutto a posto, grazie, spero anche a voi tutti. Facciamo una generosa grattugiata di arancio. Arancia e di limone. Mi raccomando, usate questi attrezzini qua che sono veramente magici. Questo qua, vedete, la microplane ne gratta solo la parte essenziale. Eccola qua. Abbiamo Lorenzo che ci saluta, dice che lui è un giovane chef. Ciao Lorenzo. Laura Galavotti, ancora Luca Zeppini, buongiorno. Grande Luca, ciao, ciao Laura, Luca, ciao. Allora, e vado ad aggiungere, dopo la grattugiata di agrumi, 7 grammi di lievito chimico, pane angeli. Andiamo avanti. Sempre con le nostre belle ditine ben lavate, mi raccomando. Andiamo a mischiare il composto. Una volta che il composto è bello amalgamato, ecco qua, guardate quanto è bello fare questa cosa. Ditemi se non è quei gesti antichi che tiene voglia di farle ancora. Raggruppate tutta la farina e con le punte delle mani andate, non vi preoccupate, la nonna che fa guai.
La nonna nelle retrovie non riesce a stare ferma un secondo. Eccolo qua, vedete? Piano piano inizia a pigliare forma. Poniamo la nostra tavola. Il forno suona. Sì, sì, lascia lì, controllo un attimo il rosello. Cosa teniamo in forno così? È un'altra bella sorpresa che faremo per fine settimana. Ecco qua, lo andate a impastare. Ok, allora puoi togliere il piccolo. Guardate, impastate molto. L'importante è che tutto quello che abbiamo messo viene incorporato all'impasto. È una ricetta bilanciatissima. Per questo, quello che abbiamo scritto, quello deve essere incorporato, non ne deve rimanere. La tavola, l'impasto è pronto quando la tavola è pulita. C'è però... Laura Galavotti che chiede se è Manitoba. Sì, ciao Marina. Laura, sì, è Manitoba. Sì, allora vi dicevo, mi raccomando, la tavola deve essere pulita, però dovesse essere nello stesso tempo veloci. Eccolo qua, veloce a impastare. Vedete quanto è bello, quanto è bello, quanto è bello. Buongiorno Ivan Spera. Ciao Ivan. Dividete, questa è una cosa che potete fare a vostro piacere, grandezza, forma e dimensioni. Fate dei bei bastoncini, più o meno di un diametro 3-4 centimetri, e li andate a chiudere, li ricompattate, vedete? Attaccate, boh, mettete, eccolo qua, su una teglia o imburrata e infarinata o antiaderente o con carta da forno. Io uso la carta da forno, è bella, igienica, veloce, comoda, tutte cose queste. E poi mi raccomando, non le buttate. Queste qua durano una vita, conservatele sempre, le carte da forno. Non è che ogni volta che la usate la buttate. Allora c'è Immacolata che ci chiede se posteremo questa ricetta sulla pagina. Sicuramente. Sicuramente la posteremo. C'è Giuseppe Panico che dice: questa è la sua prima diretta con noi. Buongiorno Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno a te. Ma di Vico, perché Panico è un cognome vicano. È un cognome vicano, sì. C'è Pasquale Manzo che dice che vorrebbe festeggiare il compleanno quando tutto sarà possibile, il battesimo, perdonatemi, del figlio qui da noi. Sarà solo un grande piacere. Andate a formare una croce che ha tutto un significato bellissimo quando riguarda la Pasqua. E questo qua noi lasciamo, vi faccio vedere due, tre. Uno è con la croce. C'è Francesco Napolitano che ci saluta e dice: oggi ti vede particolarmente sexy. Ciao Francesco, sì, buongiorno. Ciao Francesco. Ma già, mancati le capelli, Francesco, perché... Ecco qua, ne facciamo qualcuna più piccola. Piermarco Raniero, buongiorno Piermarco. Ciao Piermarco. Eccola qua. Forma e misura come volete voi. Divertitevi, sbizzarritevi. E soprattutto, questo qua è un lavoro che dovete far fare ai vostri bambini. Se avete bambini in casa, bastate queste cose e fateli divertire. Perché si divertiranno a farli e si divertiranno ancora di più a se mangiare. C'è Benek che ci manda un grande saluto. Lui è polacco che è cresciuto a Roma e adesso vive a Cracovia. Ciao Benek, allora sei un terrone come noi. Allora, con una lametta o con un coltello ben affilato andate a incidere per metà l'impasto. C'è zio Pasquale Torrente che ci saluta. Ciao Pascià. Alice a tutta forza, il mio amico Pasquale Torrente del convento di Cetana. Una forza della natura, grande ristorante di tradizione della costa.
eccolo qua. Se avete una lametta fate prima, io non la tenevo e vabbè, e mi arrangio. Eccolo qua. Allora, ci chiedono di ricapitolare le dosi. Abbiamo 375 grammi di farina americana, 190 grammi di zucchero semolato, 100 grammi di burro, 75 di tuorli, 65 di latte e 7 grammi di lievito panne degli angeli. Gli aromi, la buccia di limone arancia. Allora, questo adesso li spennello, questo è il più antico delle tortanette. Ci sono alcune zone della costiera che questo qua è chiamato pure Ucasatiel di Pasqua, sarebbe questo. Ce ne sono altri invece che quello lì lievitato, che io non vorrei fare perché ci vuole molto tempo, ci vogliono 2-3 giorni di lievitazione e io non tengo né la pazienza. Questo non è tanto un mio articolo, come si suol dire, perché non ho troppa pazienza per stargli dietro. Allora, dicevo, lo sto indorando bene con uovo, tuorlo d'uovo, e andiamo a mettere i nostri diavolilli. Questo qua si può rifinire anche diavolilli senza mettere neanche il tuorlo, si cuoce, poi all'uscita, una volta freddo, lo glassate con una glassa di albume, d'uovo e zucchero a velo con una goccina di limone dentro, fate tipo un aspre e li andate a glassare, diventano bianchi e poi ci mettete i granetti sopra e voilà, mettiamo in forno perché sennò non ci troviamo con tempo. Vieni, no, okay. Aspetta, nel frattempo sto cucinando una colomba, abbiamo preparato una colomba senza impasti lievitata, a lunga lievitazione, bam bam bam, questa l'abbiamo impastata mezz'ora fa, è una colomba che va fatta e mangiata, con un impasto tipo come? Un cake, Tipo un cake, sì. Guardatela quanto è bella! Quanto è bello, ok, l'avete vista? Chiudiamo, è stato buono. Allora, abbiamo ancora Mario Guida che ci saluta da Bergamo, Francesco, li partiti dall'Australia. Ciao Francesco, ciao Mario, saluti a tutti voi, è un piacere sentirvi da così lontano. A Bergamo, zona di prima linea, mi raccomando, occhi aperti. Caro Guida, te vediamo con a me perché tutto finirà presto, per questo stai con gli occhi aperti. C'è Camillo che saluta tutti quanti, anche la nonnina. Ciao Camillo, un attimo che pulisco le mani. Sì, io nel frattempo, perché stanno richiedendo, ripeto le dosi, sono 375 grammi di farina americana, 190 grammi di zucchero semolato, 100 di burro, 75 di tuorli, 65 di latte, 7 di lievito chimico pane angeli e aromi a piacere. Pasqua, hai capito? Allora, due tre bei consigli. Il primo è quello lì. Il secondo, sto cucinando uno Wurpdiel che è congelato. Non li ho trovati freschi in nessun posto e l'ho preso congelato, perché dopo faremo il piatto, inizieremo a fare qualche altro piatto. C'è Giuseppe D'Antuono che si è collegato. Giuseppe, caro Giuseppe, ma io ti sto cercando da una settimana, che fine hai fatto? Mi hai tradito, mi hai mandato 3-4 botte e sei scomparso. È una settimana che ti saluto. Allora, sei scomparso. Vabbè, mi vengo a pigliare un caffè lì. Io sono stato da te fuori alla tua porta. Ecco, infatti ci sto salutando ora. E non sono entrato, la prossima volta entrerò. E ci pigliamo un caffè. Allora, secondo me, la cosa simpatica di questa pasta d'arancia, però vedete voi, questa è una questione di gusti. Allora,
prendiamo un dato. Allora, ti interrompo solo un minuto per un messaggio importantissimo. Famiglia Casillo, un saluto dal Gemelli di Roma con tutti i bambini dell'oncologia che vi stanno seguendo. Ciao Cuccioli! Oh, grazie, grazie, un grandissimissimo abbraccio. E se mi date la possibilità di potergli mandare qualcosina di buono, mi organizzo, se c'è un sistema fatemelo sapere in privato e farò l'impossibile per fargli avere un dolcino piacevole per queste dolcissime anime. Allora, dicevo, togliamo, io non va fatta così o va fatta così, chissà come volete fare voi la capa vostra. C'è Fate, buongiorno Fate. Oh, la mia carissima Fate, con un abbraccio grandissimo. Fate, ciao, spero di vederti quanto prima e di abbracciarti da vicino quanto prima. Lascia un attimo così. Si lascia, Fate è una mia sorella acquisita, la voglio un bene dell'anima, una donna speciale, una famosissima giornalista americana che ha sposato le nostre grandi tradizioni e culture e tutta la baradana dell'Italia, perché siamo una grande nazione, abbiamo grandi prodotti, abbiamo un abbiamo tutto, e lei si è innamorata del nostro paese ed è diventata l'ambasciatrice del food, del bello del nostro paese e del mondo. Allora, vi dicevo, io preferisco togliere le scorze, vedete? Che candite? Dite la verità, questo è un super segreto, eh? Mi raccomando, un super segreto che mi ha passato Teresa De Mazzi e adesso l'ho detto a voi. E voi mi raccomando, tenetevelo, ecco qua. Per quanto riguarda il dolce di questa pasta, questa è un'altra cosa che dipende sempre da voi. Noi abbiamo messo 150 grammi di miele, ovviamente togliendo le scorze il miele nella pasta quando andremo a macinarlo sarà di meno, ma è tutta una questione che deve piacere a voi, perché se vi piace più zuccherato, più dolce, allora in tutta la polpa ci mettete tutto il miele, anche se ci manca il peso delle scorze, o viceversa, vi piace più meno dolce, mettete la metà del miele. È tutta una questione di personalizzare il gusto a vostro piacimento. Allora c'è Luigi. Ciao Luigi. Che chiede di spiegare ad un nordico come lui che cos'è la sugna. La sugna è il grasso lardo di maiale che viene sciolto. Noi lo prepariamo facendo sciogliere la sugna con foglie di alloro e un poco di falanghina. La nonna così lo fa, mette sugna, un po' di falanghina e alloro, lo mette a sciogliere, tutto quello, tutto, quando si fonde la sugna si ricava e si mette a riposare in barattoli di vetro per quando poi serviranno. E invece tutti i residui vengono premuti e diventano i ciccioli, i famosi ciccioli che sono nati a bomba per fuoco, la pizza fritta sarebbe il calzone ripieno di cotta e ciccioli, è una bomba, oppure nel torto, nei casatielli. C'è la nostra Milady che chiede se questi tarali sono tipici vicani. Di? Vicani. Sono tipici della penisola, ma sono tipici della capa mia. Ancora Alessandro Ippolito che ci saluta. Ciao Alessandro. Allora, polpa di arance, io, dato che ho tolto, vedete, da 150 ne ho preso un cucchiaio, perché secondo me già è troppo dolce per i miei gusti, e questa è una cosa, ripeto, dovete farla a modo vostro, ve lo regolate secondo la vostra golosità, e andiamo a frullare. C'è Luciano Capuano che ci saluta. Dora, ciao Dora. Chi era Doruccia? Sì, sì. Ciao Doruccia mia. Roberto Locci che dice gli spaghettini all'acqua di limone sono stratosferici. Grazie Roberto, grazie mille. Rossana Rossoni dice che ci verrà a trovare a dicembre.
devi dire a Rossana Rossoni che lei ha uno dei posti più belli del mondo, Bosco Alto, a Tricase, giù in fondo al Salento. È un B&B straordinario, costruito, anzi ristrutturato sul resto dei medioevali, è in un boschetto vicinissimo al mare, posto fantastico, padrone di casa eccezionale. Allora, intanto c'è Immacolata che chiede a quante uova corrispondono 75 grammi, sono 4 uova. Sì. Ecco, qua andate a frullare. C'è Antonio Iacoviello che ci saluta. Ciao Antonio. Ciao Anto. Allora, sei ancora in Norvegia, no? A Svezia, dove stai? Poi c'è Emilia Balzano che chiede la ricetta del... Questa la faremo prima di Pasqua assieme, organizzatevi con lo stampo. Se riuscite a farlo, altrimenti vi spiego come fare. Ma se riuscite a trovare uno stampo da colomba, da tre quarti, da 700 grammi, sarebbe l'ideale. C'è Dario Salvato che dice: vederti all'opera è come vedere il grande Maradona, un vero piacere. Grazie, grazie Dario. Allora, questo qua l'ho frullato col mini pimmer, che questo qua è un mini pimmer, diciamo che è tipo un compressore, no? Questo è difficile che si rompe, perché sono quelli là predisposti per grandi lavori. Però voi, se avete robot più sistemato, tipo bimbi e queste cose qua, fatelo nel bimbi, perché se avete dei piccoli mini pimmer rischiate di bruciarli. Allora, ci chiedono a quanto è stato infornato il tarallo pasquale dolce. 170 gradi e abbiamo messo quanti minuti? Abbiamo messo circa 15. Abbiamo messo 15 minuti e poi controlliamo. Intanto controlla la colonna, lo sai. Sì. E allora, c'è soltanto Michele Mattera che ciao, chiede Michele, se dopo la quarantena faremo un bel corso di cucina tutti insieme. Dopo la quarantena ci organizziamo e facciamo tutte cose, Michele, ma facciamo passare la quarantena perché è complicata. La prima cosa, ci dovremmo incontrare tutti a Vico. Facciamo una mega festa a Vico e Guenze. Fosse bello organizzare questa festa, eh? Che ne dite? Un giorno tutti a Vico, un giorno d'estate. Controllare tu, sì, intanto allora. C'è Gerardo Benincasa che non può sentire l'audio, però chiede un consiglio su quale primo piatto preparare per Pasqua. Lo faremo, Gerardo, faremo sicuramente una cosa bellissima, farò dei sformatini di pasta che sono comodissimi, sono buonissimi e comodissimi perché li fai il giorno prima e il giorno di Pasqua. Io sono dell'avviso che quando uno cucina in casa, si cucina, si deve aspettare chi cucina. Non mi piace assolutamente che ci sta chi cucina e chi mangia. Per questo penso sempre, quando organizzo delle cose per me, penso sempre a fare piatti che vanno messi veloci da rigenerare, perché si devono sedere tutti. È proprio una fissazione che tengo io. E questi timballini e il pezzo di carne che vi farò vedere in questi giorni vanno preparati, il timballino il giorno prima pure o la mattina, il pezzo di carne la mattina alle 11 lo mettete nel forno, all'1 e mezza è pronto, lo tirate fuori mentre si raffredda, si intiepidisce, finite di mangiare il primo, poi lo tagliate e voi mangiate sempre tutti assieme, sempre senza che uno mangi un altro quarto. Allora, questa è la pasta di arancia, vedete? Bella, compatta, che potete fare mille cose. Non l'ho raffinata molto perché mi piace lasciarci qualche pezzettino. Eccola qua. Allora, nel frattempo tu controlli lì, io faccio qualche domanda. C'è Luigi Ruocco, ciao Luigi, il grande amico di Raffaele, che chiede se è possibile sostituire il lievito chimico con l'ammoniaca. Sì, è possibile, però... Se metti la... Ho fatto degli angeli, è nata cosa. L'ammoniaca a me, non so perché, ma ci tengo un piccolo rifiuto.
eccola qua, vedete, non ha niente a vedere con i grandi lievitati che chapeau, non è cosa mia. Questo è un dolce in uno stampo da colomba, ecco qua, è meglio che diciamo così, perché è così. C'è Valerio Vitangeli che dice che ha fatto il casatiello seguendo le tue indicazioni ed è venuto buonissimo. Certo, Valerio, mica tu che fessari. Se mi segui, Valerio, quello che dico è tutto sacrosanto, altrimenti non lo direi. Senza trucchi e senza inganni, questo è il mio motto. Anche sul mio libro che ho scritto ci sono 60 bellissime ricette. Moderne, di tradizione, di recupero e tutto, tutte reali. Per questo sono 60 bellissimi consigli che a chiappi chiappi non sbagli. Allora c'è l'altro stampino. C'è anche Salvatore Tortora che chiede di girargli l'indirizzo dei bambini di Roma. Se arrivano, Salvatore, ti faccio sapere. Grande Salvatore Tortora, grandissimo pasticcere. Devo a lui una ricetta fantastica di tarallini, sugni e pepe che la nonna ormai tutte le mattine le dà fa assieme a quelle di Alessandra Civile, altrimenti è male tempo. Sabato hai fatto un guai con chi le dava lì, sono buone, ci piacciono, poi fa tarallini tutti i e invece qua abbiamo i nostri cubetti canditi, cari amici, eccoli qua. Tutte queste belle cosine senza un attimo solo c'è la campionessa che è sempre alla solita postazione e poi vedo che si è collegata anche Tina, la nostra cuginetta americana. All'America? Sì. Ciao campionessa, un bacio, ciao Tina. Allora un attimo che allora fatto questi due bei piccoli servizietti, vi ho fatto vedere queste, se vi piace organizzatevi con uno stampo perché non è difficile. Domani, la diretta di domani vi dico le grammature e poi la organizziamo per venerdì sabato, la facciamo così la tenete domenica a Pasqua, la mettete a tavola. Andiamo avanti. C'è Emilio Munno che purtroppo dice a me non mi salutate mai, ci faremo perdonare in qualche modo. Emilio, ciao. Ciao Emilio, ciao. Scusami, non è voluto. Un grande abbraccio. Allora, andiamo avanti. Allora, vi dicevo del polpo. Questa qua era pulita. Ecco qua, l'ho lessato. Lavato lo saccio che è poco. C'è Teresa che dice bella faccia, i canditi, complimenti chef. Teresa, grazie, De Maschi. Senza di te come avrei fatto? Teresa è bravissima. Allora trovate dei polipetti piccoli. Questo qua è la zuppa per il giovedì santo. Controllo un attimo. Il venerdì santo pure la zuppa così. Vabbè, potete mangiare io giovani che io vieno lì. Se li trovate, allora, guardate, io l'ho preso congelati perché non c'erano freschi. Ti interrompo un attimo perché sono pronti. No, è una stampa. Sicuro? Devono pigliare più corpi. Allora, questi li ho presi senza crearmi troppi problemi. Avviciniamo un po' questo qua perché. Volevo farvi vedere che comunque con un ottimo prodotto congelato, se non trovate il fresco lo potete fare, se non lo trovate, se avete problemi per mille cose, che poi in certe occasioni si divertono ad aumentare prezzi e tutto, per questo si può usare anche il congelato. Mettiamo un filo d'olio, un po' d'aglio, ripeto, fresco se avete la possibilità di trovarlo fresco, ma in questo paese ci sta. Passiamo sotto. Guarda, riprendo tutto, là glielo consumo tutto, tutto, pure la parte verde, anzi è meglio. Un becco di peperoncino, tiriamo fuori dal trucco e mettiamo il nostro polpettino a rosolare un minuto.
Allora, c'è Francesca Trolli che sta ripetendo tutte le nostre ricette pasquali e dice che quelle fette d'arancia candite sono buonissime, anche da mangiare così. Non abbiamo resistito. Non abbiamo resistito nel provarle. Sì, lo so, Francesca, che sono buonissime. Io dico che sono caramelle. Meglio le caramelle. Un attimo il portatile già messo a rosolare e vado ad aggiungere le cozze. Anzi, facciamo così, facciamo due cose qui, ecco qua, aggiungo le cose, facciamo questo, ci metto un poco d'acqua, e vado un attimo a vedere il forno che dice. Che dice il forno, cos'è? Per me sono pronti. Vediamoci, no, quello che ti inganna è il tuorlo. Mi raccomando, vedete, pure per Rossella, ma per lei è buono, sì, ma i minuti sono stati più o meno 15. Sì. Dato che li andiamo a spennellare col tuorlo, il tuorlo subito colorisce. Per questo vi può trarre l'inganno che sembra cotto, ma non è cotto perfettamente. Per questo fatelo pigliare un bel colore. C'è Salvatore che dice che Maradona non è nessuno a confronto a Pep. Grazie Salvatore, Maradona è meglio di Pelé. C'è Rosalia Casolla, buongiorno chef, organizziamo la festa dell'abbraccio. Sì, mi piace, organizziamo a Vico, facciamolo diventare il paese dell'abbraccio. Giuliana Bronzo dice sì, ci sarò tutti a Vico, anche Giuseppe Casale e Ciro Sannino sono d'accordo. Benissimo, io sono d'accordissimo, mi farebbe piacere organizzare un giorno e farlo diventare festa nazionale, in tanti paesini, paesini e tutto, che diventare il giorno dell'abbraccio. C'è Ale Fontana, dice sono 75 grammi di uova o di tuorli? Sì, sono 75 grammi di tuorli che corrispondono a 4 uova. Si devono togliere i tuorli da 4 uova. C'è Serena Guerzoni che chiede quando ci sarà lo sformato di pasta. Allora, e se lasciamo qua gli ingredienti così si organizza nel fare la spesa. Sì, mettiamo dei mettiamo un post sulla colomba e sullo sformato. Metterò un post sui 3-4 piatti che farò oggi, così possono prepararsi tutto per fare sia lo sformato e sia il pezzo di carne, perché signori miei, io l'agnello non lo mangio. Non me lo mangio l'agnello. Allora, qua in questo caso abbiamo la zuppa di cozze che potrebbe essere servita. Eccola. Dottor Vincent dice di voler conoscere la nonna. È mica tanto una cosa facile, la nonna allora è complicata. Allora, guardate, allora, questa è la zuppa di cozze e pulpo, io la preferisco bianca, e su essa, guardate un po' che è, dite la verità, eccolo qua, dato un pezzo così. Andiamo a dirorare generosamente con il nostro brodo e teniamo tutte le cozze con una bella fresella vicino. Quella andrebbe sotto, ma no, sotto si spugna troppo. Invece dico, fatene un pezzo alla volta di fresella e c'ho zuppatari, lo trovate leggermente spunto e leggermente croccante. Un bel giro di olio a crudo. Eccolo qua, come vi dico, porti a pare, ma non abbiamo finito. Nella restante brasiera
restante base la vado leggermente a macchiare. Ci metto, è arrivato un super origano di Francesco da ben vedere sotto le pendici del faito. Ci metto un bel pizzico di origano, eccolo qua, e poi datemi un attimo un secondo perché non trovo mai quello che mi serve. Vabbè, vediamo se lo trovo. C'è Angelo Galiero che dice: lei è la mia guida spirituale della cucina. Grazie. C'è Salvatore Ferrandino che dice: ho fatto la pasta e lenticchie con le scarole. È una bomba. E aspettiamo che risponda. C'è Giuseppe D'Antuono che chiede: com'è possibile procurare il libro? Il libro su Amazon? È possibile acquistarlo anche su Amazon? C'è Oste Peppe Bonsignore che dice: la miglior pasta mangiata nella mia vita è la pasta di Peppe, mezze candele con genovese di pollo e fonduta di provolone del Monaco. Chi è Peppe? Oste Peppe Bonsignore. Ciao Peppe! Un altro posto dove andare, a Licata. Allora, amici cari, nel sughetto, e qua facciamo quello che vi dico, la cottura minestrata con una pasta lunga, che non si fa assolutamente con nessun altro tipo di pasta, mi raccomando, solo con lo spaghettino vi può permettere di fare questo, perché lo spaghettino ha pochissimi minuti di cottura, mi raccomando, pochissimi minuti di cottura lo spaghettino, per questo lo potete fare, altrimenti vi rilascia troppo acido e facete una pasta troppo collosa. Se volete usare altri formati di pasta lunga, dovete almeno tenerli, stiamo riguardiamo, dovete almeno tenerli la metà delle indicazioni in acqua e poi li mettete nel sughetto, ma non a crudo come lo spaghetti. Intanto c'è Tina che ci sta salutando, cugino dall'America, sei un capolavoro. Ciao Tina, un ciao, tu sei un capolavoro. Saluti a Dam e a Teresa. Ciao Dam, ciao Teresa. I miei cugini che vivono in America, eccoli qua, cari amici miei, veloci, rapidi, istantanei e a fine romano. Oggi ci siamo dati da fare, tanti bei consigli. Questo piatto qua lo potete fare per la domenica per il giovedì santo, poi viene di santo, o sabato santo, chi so chi fa santificare questo piatto, perché è una bomba, è a fine romano. Intanto c'è Emanuele Caporaso che dice che il casatiello ha provato il casatiello ed è venuto uno spettacolo, come era la tradizione dei suoi nonni. Ah, grazie. Il casatiello, il torta, no? Sì, quello salato. Ah, il torta. Casatiello salato e torta, la differenza è che nel casatiello viene comunque impastato con i formaggi nell'impasto, però mancano i salumi, non vengono messi i salumi, a differenza del torta, no? E vi dicevo, questo qua è un piatto, questo qua lo dedico a Salvatore, che so che è un poco colosino, colosuccio. Salvatore, cacciamo mezzo chilo di spaghettini qua dentro. Allora, due bei chili di cozze, un chilo di fai a zuppi di cozze, a rampatello, un altro chilo o spaghettinai. Luisa Sorrentino, buongiorno Luisa. Ciao Luisa. Piatti di sapore straordinari, ma non perché li ho fatti io, perché veramente è così, questi io non ho inventato niente, cerco solo di manipolarli nel miglior modo possibile, guardando molto alla tradizione. Questo è quello che cerco di fare.
un altro minutino ed è pronto lo spaghettino, perché deve essere, come dice... C'è Ida Gargiulo che ci ringrazia, c'è Giuseppe D'Antuono che chiede come reperire il libro, su Amazon lo trova tranquillamente, Giuseppe? Sì, ma Giuseppe mi ha capito che mi ha capito che è una settimana che ti saluto, Giuseppe, è una settimana, ma anche qui ne hai fatto, mi hai abbandonato, hai fatto che l'ho detto tutte le parole, sì, stato buono. E mi ha abbandonato. C'è Anna Orlando che dice che il suo figliolo si è già prenotato per fare i taralli dolci. Ah beh, bravissimo, fatelo con i vostri bimbi. E questa è la risposta anche a Fiore che dice una ricetta da fare con i bimbi. Sì sì. Allora, l'ultimo minutino di cottura. Ne togliamo i gusci a quasi tutte. C'è Degusteria Montoro che dice no, ci vuole pure Peppe, altrimenti Maradona muore di fame. È a Montoro? Sì. Degusteria Montoro, loro sono fortissimi e hanno la cipolla più buona del mondo. C'è Luisa Miranda che dice chef, buongiorno. Se non trovo la farina americana, cosa posso utilizzare per i tarallini dolci? Ma la zero, la doppio zero. Ma guarda, la trovi, farina americana, tu basta che dici farina Manitoba, farina zero, e trovi tutto. Eccolo qua. Deve essere sciogliente, come si dice da noi, sciogliente, come dice Don Salvatore. Perché Don Salvatore poi mi ha telefonato e mi ha detto, guarda, voi avete sbagliato, non si dice sciue sciue, si dice sciogliente. Questo è uno spaghettino, sciue sciue sciogliente. Vabbè, pepe. C'è Pietro Condemi che dice domenica ha fatto le conchiglie di Nonna Rosa, buonissime. Grazie. Allora vieni qua, Rosè. Così. Eccolo qua, lo spaghettino, vedete come deve essere? Bello al dente. Lo mettete sotto. E lo affoghiamo. Degusteria Montoro e Luciano Capuano ripetono a parapurti. A parapurti, che si fa? Eccolo. Avviciniamo questa. Mettiamo qualcuno tanto per guarnire un po' il piattino. C'è Lato. Luigi che chiede due tubettielli nel brodo delle cozze. Guarda, io amo lo spaghettino e ci ho messo lo spaghettino, ma cadini, se ci mettete due tubettielli, penso che comunque farete... C'è Lucia che chiede il titolo del tuo libro. Farete buco in terra. Il titolo del mio libro dice tutto di me. Questa terra è la mia terra, ne sono orgoglioso e la porto la nostra grande tradizione campana in giro dappertutto con grande orgoglio. Ecco qua, un filo di olio a crudo, e questo qua è un piatto da re, che è una bomba. Avete visto, ne abbiamo fatto con cozze e un polpettiello di 100 grammi e un chilo di cozze. Abbiamo fatto due belle portate di alto livello. Ovviamente voi lo potete pure dividere e fate metà di queste, con un chilo di cozze diventano quattro porzioni. Invece vi dico che, dato per il costo che hanno, prendete 2 chili, 3 chili di cozze e fatelo abbondante che va ragriato. C'è Catello che chiede se in questo spaghettino ci starebbe del peperoncino. Ci sta. Nel fondo, Catello, non hai visto la partenza. Nel fondo... Quando sono partito per aprire le cozze, ho messo aglio fresco e peperoncino. E mo, dato che ci troviamo, guardate, te faccio sapere pure con me. E intanto c'è Silvio De Rosa, dice io mi prenoto per mangiare, ditemi ora, luogo e giorno.
Ciao Giuseppe Maisto, che chef, buongiorno. Fatelo, mi raccomando, perché rimanete senza parola. Ciao Giuseppe, caro Silvio, tu quando vuoi venire, vieni una notte, se non ti vede nessuno, mettiti buona armata, maschere contro maschere e tutte cose, e via, e ci facciamo uno spaghetto assieme. Bene, ci sentiamo domani, spero che sia stato di vostro gradimento questo passaggio di stamattina, con altri due bei consigli da mettere in questo periodo a tavola, soprattutto tra giovedì e venerdì. C'era qualcuno che mi chiedeva qualcosa di mare, eccoli qua, semplici, buoni, economici. E di arancia, mi raccomando, copritela e non mettetela in frigo, copritela e mettetela, lasciatela da parte, che la useremo giovedì, che sta qua. Poi vi dico, se la volete fare, ci mettiamo, preparatevi gli ingredienti, stampo e ingredienti che metteremo oggi. Bene, vi saluto, vi auguro una buona giornata, mi raccomando, tutto a posto, ma importantissimo, è una cosa importantissima, cerchiamo di avere gli occhi aperti, non dormiamo, perché non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Questo è il momento più critico di tutto la Baradan e durerà per qualche giorno, per non dire per tutto il mese di aprile. Speriamo bene, per questo aprite gli occhi, perché se apriamo gli occhi mo faremo prima ad uscire. E poi un'altra cosa importante, facitene sempre voi, sempre due, mi raccomando, e regalatelo a chi sapete voi e pure a chi non sapete. Buon appetito e ci vediamo domani. Ciao. L'appuntamento di domani, ricorda che è alle ore 16. Ah sì, domani l'appuntamento è alle 16, perché faremo la frolla e faremo qualche altro piatto, sempre per trasportarvi verso la Santa Pasqua e l'evento di giovedì per la pastiera. E poi giovedì faremo la pastiera e mentre inforniamo la pastiera, che ci vorranno 50 minuti, faremo qualche altra cosa, altre due chiacchiere. Per questo giovedì il nostro incontro sarà lungo, per questo vi ammate di pazienza, oppure non l'attaccate proprio, boicottate e passate al naso, perché io voglio che la pastiera la inforniamo assieme e la sforniamo assieme, perché deve essere la pastiera da nord a sud, deve essere fatta realmente da nord a sud. Ci vediamo, buon appetito e alla prossima, ciao.